quindi colloquio. Le compagni, queste due famiglie hanno due armi analitiche. Allora, l'arma analitica di Genova è dopo spaccato, dove da vento alla bilancia imperiale di Nero. Lo tema del vino praticamente che c'è la storia con qualcosa e invece dopo alla banda cattica tangenta la vita di botte. Il primogenito della famiglia Spinola si chiamava Ido di Campadino. Ido di Campadino, la località Campadino in Vaticano. E parte la prima attività Spinola proprio un'attività legata al vino. Quindi la prima di botte, che è quella che chiude il peccuccio della botte, prima il vino di pacare, è proprio la prima del vino che vedete piantata tuttora nella banda. Il vino la poi ovviamente hanno cercato di dire che era una spina di botte, signore, però ricordatevi che il genovesi, questa è la cosa importante, gli anni colloca Maddalena, non ti vergognava di fare il genovese, non ti vergognava di fare il conto, i genovesi consideravano l'attività mercantile un'attività nobile, cioè non c'era nessuna vergogna a fare il conto in qualche maniera, no? Chi ha un'attività commerciale, prima è proprio un'attività finanziaria. Cioè, ormai il denaro per Genova era soprattutto il denaro delle banche, dell'attività finanziaria, più che del denaro che derivava dall'attività imprenditoriale. Perché muovevano praticamente le piante di Europa. Guardate che poi, i luoghi che erano le abitazioni che fanno il capiotto, sono state probabilmente la sua casa da mezza. Perché a volte si pagano più luoghi che quello di ricordate che l'assegno, la partita doppia, tutte le cose legate alla piede di Maggiano sono state inventate per i nuovi. Ricordatevi che in Prevante quando dice anche i nuovi diventi bisogna da un costume e chiedere un magagna, perché non siete voi non ricordarti? Che è proprio questa singolarità che i genovesi hanno nel modo di muovere. Sempre nei a questa della Madonnina a volte ci sono per esempio delle insegne con un dragone, ma ne viste a Sottoriva. Hai visto un insegna con un dragone? Sì, ci sono spesso. Ah no, ma qua ho capito. Ma sono allora. Ah no, ottimo. Quando voi girate per Genova, quando voi girate per Genova, trovate dei battoni lievi in genere sopra le porte, sopra che rappresentano sempre un altro grande simbolo della città, il campione non si vedrà. E ne trovate per esempio tra o quattro i piani campanero. Campione che cosa rappresenta? Rappresenta il cristianesimo che uccide il paganesimo e protegge la cultura, vedete che c'è la comandante con una gatta, che rappresenta la comunità ecclesia. San Giorgio, che era il canto di Genova in guerra, tanto vero che prima di partire per una guerra che lo vedi facevano benedire i vecchini che ha San Giorgio, San Giorgio ci deriva dalla lunga dominazione di Cantina. Genova, dopo la caduta del primo romano occidente, è stata di Cantina fino all'arrivo di Rotari, che però siamo già nel 1640. E quindi San Giorgio è rimasto nella mentalità popolare comunque dei casi. Come il padrono invece e perché San Lorenzo la cattedrale? Allora è una cosa San Lorenzo come San Cristo secondo cioè la piega che ha avuto quello che tutti ci chiedono un punto inaspettato perché la tradizione vuole che San Lorenzo Cristo, che poi diventa Papa con il nome di San Cristo per conto, sono passati a Genova. Ma la tradizione ricorda come
vecchio che voi quando girate, la chiesa di Canovento